Ciao a tutti, ben ritrovati al video di PhotoArt. Stiamo parlando di Tamron perché ha immesso sul mercato una serie di obiettivi veramente molto belli, appetibili, ma molto interessanti, anche perché ci offrono delle prestazioni che vi assicuro non avrei detto. Molto spesso siamo portati a pensare che marche che si differenzino in sostanza dai due grandi pilastri della fotografia digitale e analogica, una volta come Canon, come Nikon, siano per così dire dei sottoprodotti, passatemi questo termine, delle sottomarche come una volta, molti molti anni fa, si poteva pensare o immaginare. In realtà la ricerca che gli sviluppatori di questi obiettivi mettono a frutto in questi capolavori è davvero notevole, tanto è vero che riescono ad ottenere degli obiettivi che non hanno nulla che rimpiangere, da far rimpiangere o da invidiare alle altre marche. È il caso, per esempio, del 15-30 della Tamron, che è un obiettivo che, a dire la verità, non ho neanche dubitato molto di acquistare, quindi questo è proprio l'esemplare in mio possesso, perché ho avuto modo di provarlo e sapete che da appassionato di paesaggio e quindi da utilizzatore di obiettivi grandangolari, è una lente che mi sta molto a cuore e che utilizzo direttamente sul campo. L'ho provata un paio di volte e mi ha conquistato. Due motivi assolutamente a suo favore. Beh, ve li dico subito, è inutile che. Allora, il primo è la stabilizzazione. È incredibile. Ho degli scatti effettuati per prova a tempi veramente ridicoli che sono rimasti nitidi. Quindi uno stabilizzatore che vi assicuro fa il suo lavoro. È vero che è un grandangolo e non è un teleobiettivo, ma certo, lo sappiamo tutti, ma altri obiettivi stabilizzati che ho di analoghe focali non fanno lo stesso lavoro. Quindi, se avete la mano un po' ferma, qui scattate con dei tempi impensabili. Il secondo aspetto, che non è secondario affatto, è la correzione della distorsione delle linee. Sono rimasto colpito perché, avendo obiettivi, anche lenti primarie di ottima qualità, mi aspettavo di vedere molta differenza, invece questa differenza non c'è. Tutt'al più, se devo trovare un difetto, ma purtroppo è comune a tutti quanti gli obiettivi, insomma, chi più chi meno, cioè in maniera un po' più o un po' meno contenuta, è questo disallineamento che si viene a creare sul piano focale quando con una macchina da 50 megapixel o da 40 megapixel andate a guardare pixel per pixel, e vi può capitare di riscontrare che gli ultimi 2 cm del lato sinistro, per esempio, sono un pochettino più a fuoco di quelli del lato destro, che la parte alta a sinistra sia un po' meno a fuoco di quella destra. Purtroppo, essendo tutto montato su elicoidi e su svitte che non riescono a marciare per ovvie ragioni su piani paralleli, purtroppo ci dobbiamo tenere questo. Se in alcuni obiettivi questo difetto è realmente un difetto, perché è molto marcato fin dai 2/3 del fotogramma, qui lo troviamo soltanto nell'angolino estremo. Quindi bellissimo e grandissimo lavoro dei progettisti. Mi ha colpito molto questo aspetto perché non solo è corretto bene, ma anche la caduta, la classica caduta che abbiamo ai bordi, in questo caso è proprio ristretto ai margini estremi del fotogramma. Però, certo, è un obiettivo pesante, allora anche per questo forse lo stabilizzatore deve lavorare bene, perché comunque, come vedete, è un obiettivo abbastanza pesante. La ghiera, eccola qua, guardate, la ghiera che mette. Che sposta praticamente, varia la focale, si comanda con questa che è la ghiera principale. Sentite come faccia lavorare veramente tutto il corpo delle lenti che è all'interno. La ghiera di messa a fuoco manuale funziona. Tanto è vero che un'altra caratteristica, un altro aspetto che mi è piaciuto molto di questo obiettivo è che si può utilizzare anche negli scatti notturni. Di solito gli zoom, soprattutto questi grandangolari, non sono facili da tarare quando si va, per esempio, con il live view, attraverso il live view, a operare sulla ghiera, quella del fuoco manuale. In questo caso invece è molto precisa, quindi riuscite a traguardare quello che vi serve. Ma veniamo anche agli aspetti proprio qualitativi della fotografia. Sono molto belli. Le fotografie e le immagini che restituisce questo obiettivo a me piacciono molto. I colori sono dei bei colori, forse non sono squillanti e
passatemi il termine, un po' strillati come potrebbe essere il 14-24 Nikkor, che è un obiettivo straordinario, però avendo avuto la possibilità di provarli entrambi, alla fine la mia scelta è ricaduta su questo. Il millimetro in meno di grandangolare, cioè 15 rispetto a 14, mi interessa poco, mi interessava molto di più arrivare a 30 piuttosto che fermarmi a 24, perché quello è un obiettivo molto bello, ma anche insomma, abbastanza purtroppo ridotto nella sua escursione focale. 2.8 costante, anche questa è un'altra cosa che ci viene molto utile. Per esempio, ho avuto modo di utilizzarlo anche recentemente in un matrimonio e non delude affatto. Ho avuto dei grandangolari sempre in questo arco focale che mi trascinavano il soggetto al bordo, no, per la distorsione lineare che si viene a creare, questa distorsione prospettica che ogni obiettivo grandangolare produce alle focali estreme, mi trascinavano teste, braccia, gomiti del soggetto rappresentato. Con questo invece è davvero molto più corretto. Quindi 5 stelle assolutamente per tutte queste caratteristiche. I colori, vi dicevo, non sono strillati, non sono gridati, però se permettete, tante volte ve l'ho detto, preferisco una bistecca ancora un po' cruda e casomai da cucinare a mio piacimento piuttosto che averla ben cotta e non si può tornare indietro. Oggi come oggi, con un po' di post-produzione, se proprio mi piacciono i colori squillanti, con un po' di maschera di contrasto e un pochettino di saturazione, riesco ad avere quelli. I colori di questo sono molto naturali. Ho un paio di scatti in un bosco, in una scena dopo il tramonto, dove francamente non immaginavo mi avesse potuto riprendere quel pastellato del muschio che tanto mi stava a cuore. Sono rimasto sorpreso, lo vedrete nelle foto del video. Vogliamo trovargli un difetto? Sì, certamente, il difetto c'è, il difetto è il peso, perché rispetto ad altri obiettivi effettivamente c'è il peso, e quando andiamo a spostare il gruppo verso il 15 mm, allora a 30 la lente frontale sta arretrata, a 15 mm tutto il gruppo sporge in avanti, allora è vero che il peso viene proiettato in avanti, vi serve una camera che sia anche una camera abbastanza solida, perché il peso dell'obiettivo c'è. Poi, per quel che riguarda invece la costruzione, sono solo lodi, anche qui abbiamo un gommino, è fondamentale. Questo è un obiettivo per Nikon, forse ve l'ho detto anche per Canon. La sensazione del coperchietto, del tappo obiettivo, della plastica, sembra più solido, più rigido, cioè più denso degli altri. A me questo piace molto. Saranno 5 grammi in più, non mi sposta molto come peso nello zaino, però è piacevole da sentire in mano. Il gommino, questa guarnizione in plastica, fondamentale, vi protegge dalla polvere. Anche l'accoppiamento con la camera è protetto da qualsiasi infiltrazione luminosa e soprattutto dalla polvere. E poi gli switch, come vi dicevo, degli switch che comprendono le parti essenziali, e cioè lo stabilizzatore, troppi obiettivi, lo stabilizzatore e l'autofocus. L'autofocus è un autofocus, mi pare, in linea con tutti quanti, non si può valutare, cioè non si può, non ritengo così fondamentale un autofocus su un 15-30, su un 24-70, l'autofocus diventa determinante su obiettivi che hanno un'escursione focale molto più ampia, in questo caso fa né più né meno che il suo lavoro. La cosa straordinaria è lo stabilizzatore, e questo vi invito a provarlo perché è un obiettivo che secondo me è molto ben riuscito ai progettisti Tamron. In questo caso non abbiamo la targhetta argentata della SP che correde invece l'obiettivo 24-70, la serie G2 per intenderci, in questo caso è blu. Peccato, perché mi piace molto, ma è molto bello anche questo blu simil Zeiss, se vogliamo, perché può ricordare un pochettino quelle lenti. Credo di avervi raccontato un po' tutto quanto, vi aspetto ai prossimi video di PhotoArt. Stanno uscendo un sacco di recensioni su obiettivi e su obiettivi nuovi, quindi restate con noi. Ciao!